Chantal Ackerman, che per me è stata una delle persone più importanti nella mia educazione artistica. Il Sicilia Queer ha deciso di fare un omaggio a Chantal e vanno a progettare il suo film Je tue il elle, che vado a presentare. Quando l'ha fatto aveva, non so, 19 anni, è una cosa pazzesca. Penso che è molto importante anche per la comunità lesbica qui in Sicilia di rivedere questo film, perché era così libero, forte nel 73 o 74, fatto nell'indipendenza la più radicale. Anche io rivederlo va a stare qualcosa molto forte, perché non l'ho rivisto da 30, 40 anni quasi questo film. Je tue il elle, e poi sì, la morte di Chantal per noi in Francia è stato qualcosa molto forte, ma anche ha vissuto la fine di un certo tipo di cinema. E dunque in questa sezione carte postale a Serge Danet faremo un omaggio alla persona di Chantal. Trovo bello che qui a Palermo c'è un omaggio a questa regista, perché veramente è stata molto importante, non solo per me, per tutti qui che fanno film. E i film non sono tanti visti, dunque spero che sì, che ci sarà tanta gente.